Scusami, ma sei andato sul coso del... Però penso che sia normale, cioè nel senso che mi sentono gli altri, si sì, vedono, che io non vedo nessuno, però Sì, loro vedono, perfetto. vedono e sentono, 48 in Perfetto. particolare. Allora, Sì, poi una sì, cosa, questo. scusami, però perché secondo me facciamo parlare ovviamente il professore Porcelli, dopodiché eventualmente se ci sono domande avete l'opportunità, credo, di alzare la mano e di formularle, poi il nostro discussant è qua, il dottore Di Carlo, magari ne riprenderà alcune se Sì, ce ne sì. sono. Ok, perfetto. Allora, io vi ringrazio innanzitutto dell'invito e ringrazio davvero il dottor De Carlo, il professor Schimmenti dell'introduzione, insomma, di questa presentazione. Io penso che anche se non si è addentri nel settore, della cosiddetta psicosomatica, io condivido completamente quanto diceva il dottor Di Carlo prima sulla psicosomatica. Forse se ci sarà occasione poi nella discussione, magari ne parleremo. Io, insomma, giusto per dire, io ho un corso di psicosomatica qui all'università e il punto, cioè tutto il corso è finalizzato al fatto di comprendere perché non esistono le malattie psicosomatiche, quindi che è una contraddizione rispetto al corso, però non ci sono altri, come dire, non, è una parola un po' ambigua e ci porterebbe lontano. Però indipendentemente da questo, anche chi non è nel settore, nell'ambito, cioè chi non si interessa di questo settore, in ogni caso credo che abbia conosciuto, che conosca, che sappia il significato in un modo o nell'altro della parola aritmia, del costrutto di aritmia, perché è diventato sostanzialmente un costrutto pienamente accettato nel corpus della psicologia clinica, quindi in un modo o nell'altro tutti si sono imbattuti in questo costrutto. Ora, io riprendo molto brevemente, dunque, per far vedere le diapositive, devo host disabled, dunque, non ho l'abilitazione. Ah, sì, devi... Salve a tutti. Buonasera. Allora, Non ho l'abilitazione. Dice che non ho modifica l'abilitazione. ruolo in... No, 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 no. Modifica ruolo. Arriva, ora gliela do subito. Assegno. Ora dovrebbe averla. Sì, perfetto. Grazie. Prego. Ok. Io non so se vedete. Sì. Sì, Io non ho un ritorno, quindi non so se si vede. chiaro, vediamo, vediamo. Ok, io lo allargo, si vede meglio, si vede tutto. Sì, si vede Perfetto. bene. Sì, perfetto. Allora, dunque, come diceva il professor Schimmenti, il costrutto di aritmia, che è una derivazione greca ed è inventato, cioè non è è una parola, quando è stata coniata, quando è stato lanciato, come dire, sul mercato della psicologia clinica, era un neologismo, quindi non esisteva prima, non è una parola che in qualche modo la si può trovare prima di quando è stato coniato il termine, quindi proprio è un neologismo. È sostanzialmente diciamo che nasce all'inizio degli anni 70, grosso modo, quando due psichiatri americani, o meglio, due psichiatri americani di origine greca, questo spiega anche come dire, perché è stato scelto un termine greco, a Boston, nel Mount Sinai Hospital di Boston, cominciano a interessarsi di pazienti che
avevano pazienti con patologie mediche, croniche soprattutto, che avevano una caratteristica diversa di approccio, di comunicazione, di espressione, una caratteristica molto diversa, clinica, molto diversa rispetto ai classici pazienti, come dire, di tipo, come si diceva allora, di tipo nevrotico, cioè quelli che oggi noi definiremmo persone con disturbi di tipo ansioso. È caduto il professor Porcelli. È caduto bene. Si è riavvicinato. Rialzerà. Rieccolo, Piero. Piero, c'eri scomparso per un È andata attimo. via la connessione, sì. Sì, probabilmente devo. Non metto, sì, perché questo non fai attenti, se metto a tutto schermo, poi si Ti mangia un sacco di cade. rete, quindi non si vede più. Sì, si vede? No, però, perché devo ricondividere lo schermo. Ricondividilo, Piero, io mi. E di nuovo. No, no, però non c'ho sempre, non ho i diritti di condivisione. Ah, vero, perché sei rientrato. Sì. Gli Eh abbiamo sì. dato. Ce li hai, Piero. È caduto secondo me di nuovo. Ok, ora ce li Sì. hai. Sei partecipante. Sì. Ok. Allora, dicevo, si accorgono che questi pazienti, contrariamente ai pazienti con disturbi di tipo ansioso, depressivo, eccetera, che loro vedevano in ambulatorio, si rende conto che soprattutto Peter Sifnios, insomma, Sifnios è in greco, poi è stato americanizzato in Sifnios, ma Peter Sifnios è famoso, insomma, ha avuto un ampio seguito prima che morisse, come autore in psicoterapia e psicanalisi, come autore di una forma di psicoterapia breve, psicoterapia di crisi. Quindi erano due psicanalisti che di formazione psichiatra, di formazione psicanalista, che guardavano che nel loro ambulatorio in ospedale, al Mount Sinai, a Boston, sì, vedevano pazienti che, stando lavorando in ospedale, avevano un invio che era molto diverso da quei pazienti, come dire, classici, che loro vedevano, che sono appunto i pazienti con disturbi di personalità, ansioso, depressivo, eccetera, quelli che venivano chiamati psiconevrotici. E si accorgono che questi pazienti hanno, con patologie soprattutto croniche, hanno una serie di problemi nell'espressione delle emozioni. Ora, indagando a fondo, eccetera, eccetera, coniano questa parola, inizia negli anni 70, aresitimia, di cui vi ha spiegato il significato proprio etimologico il professor Schimenti, l'anno, come dire, di nascita ufficiale di questo costrutto, cominciò a fare il giro del mondo, fu il congresso europeo di psicosomatica, quello che all'epoca era l'European Congress of Psychosomatic Medicine, che è finito, cioè che era una serie di congressi che venne fatta, che è stata fatta per una trentina d'anni, poi per una serie di motivi è finito per diventare il network di questi congressi, per diventare European Association of Psychosomatic Medicine, l'EAPM, che adesso esiste, che appunto fa congressi europei, faceva prima del Covid congressi europei e che ritornerà a fare congressi europei appena il Covid finirà. Ora, in un congresso europeo, esattamente nel 1976 a Heidelberg, in Germania, l'intero congresso fu dedicato proprio all'alessitimia e gli atti di quel congresso, comunque le relazioni principali, furono pubblicati nella rivista Psychotherapy Psychosomatics, che ancora oggi è una delle principali riviste del settore, che all'epoca era guidata come editor in chief proprio da Peter Sifnios.
da allora il, come dire, il costrutto si espande, comincia a prendere piede, comincia a diventare importante e in 20 anni diventa maturo. Il Nemesis Ipnios, non come ha già accennato Adriano, Nemesis Ipnios purtroppo avevano lo stesso difetto che continuano ad avere gli americani, per cui il mondo finisce negli Stati Uniti, cioè tutto quello che... La linea pessima. Cade. Io ora voglio sapere quali erano i difetti che continuano ad avere gli americani. Ha detto che pensano che il mondo finisca con l'America. Ah, ok, va bene. Torniamo a dargli la nozione di Osta Piero. Oggi è così e speriamo che va meglio, ma... Sì, sì. No, non arriva ancora. Ecco, è andato. Sì, ci metti un po', evidentemente. Sì, 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 è arrivato. Dunque, quello che non facevano, quello che loro non sapevano, quello che ignoravano, perché proprio questo ignoravano, è che una decina, una quindicina d'anni prima, attorno ai 10-15 anni prima, a Parigi un gruppo di psicanalisti guidati da Pierre Martin, Michel Fenn, David Denizan, che si riunivano attorno ad un progetto di ospedale psicosomatico, il cosiddetto IPSOL, Institut de Psychosomatique, che era all'epoca, i più giovani di voi, credo tutti, non ricorderanno il periodo, ma gli anni 60-70 in Francia sono state caratterizzate una forte tensione politica verso il welfare. Il presidente era un socialista all'epoca, François Mitterrand, che fornì proprio una serie di finanziamenti anche agli istituti di psicanalisi e di psicoterapia, e quindi venne fondato questo istituto per la psicosomatica, che era un vero e proprio poliambulatorio, diciamo così, quello che oggi definiremo un poliambulatorio, in cui si riunivano tutti i teorici dell'epoca, guidati da Pierre Marty, che elaborarono dei costrutti molto molto simili, praticamente sovrapponibili a quelli della lesitimia. Loro lo definirono pensée opératoire, pensiero operatorio, ma fondamentalmente le descrizioni cliniche dei francesi e le descrizioni cliniche dei lesitimici fatti da Nemia e Sifnios sostanzialmente si sovrappongono, non sono le stesse cose. I due si ignorarono, cioè questi due filoni, come spesso accade, si ignorarono completamente. Gli americani perché non conoscevano il francese e quindi non gliene fregava niente, ma ho detto, perché per loro se non pubblichi in inglese non ti leggono, perché non conoscono le lingue, sono frampiani nell'anima, diciamo, gli americani, e quindi non conoscono le lingue, non si interessano a niente. I francesi poi hanno la puzza sotto il naso, come sappiamo, per cui non si abbassavano a dialogare su una cosa molto empirica, come diventò la lesitimia, mentre loro era una cosa alta, diciamo, di tipo psicanalitico, per cui non si parlarono a vicenda. Il risultato fu che il passivo operatore è fondamentalmente finito come ricerca e come teorizzazione in Francia, perché poi Martin morì, Mitterrand e i socialisti andarono all'opposizione, arrivò la destra in Francia, tagliarono tutti i fondi, l'IPSO praticamente non,
non ebbe più la stessa funzione e niente, finì la civilizzazione, sostanzialmente finita là. Gli americani invece avevano soprattutto la struttura empirica del costrutto, avevano i congressi, le riviste, perché tutti leggono in inglese, insomma il costrutto di Aristimia, identico a quello di Pansepratuar, che è morto, ma il costrutto di Aristimia invece andava avanti, grazie anche al fatto, come diceva Adriano, che un gruppo di ricercatori, uno psicanalista puro, uno psicometrista puro, lo psicanalista puro è Graham Taylor, lo psicometrista puro è Mike Bagby, è un sperimentalista, diciamo uno psicologo sperimentale che è Jim Parker, presero in mano il costrutto sostanzialmente, cioè cominciarono a lavorare sul costrutto e ebbero la grossissima intelligenza di approcciare il costrutto su tre versanti diversi, uno clinico, che è quello di Graham Taylor, uno psicometrico e quindi con l'elaborazione di strumenti per valutare la lesitimia, il più famoso è noto a tutti sostanzialmente, è la Toronto Alexithymia Scale, cioè la TAS, e lo sperimentalista era quello che, cioè Jim Parker, era quello in cui i laboratori si facevano appunto studi, si cominciò a pubblicare, diventarono i leader e 20 anni dopo il congresso di Heidelberg nel 97 viene pubblicato Disorders of Affect Regulation, che è il libro che è stato per decenni il punto di riferimento degli studi sulla lesitimia nel mondo. Pubblicato anche questo da Giovanni Fioriti qualche anno dopo, e si chiama appunto, questa è la copertina, I disturbi della regolazione affettiva. Questo è il primo volume. Che succede nel corso dei 20 anni che passano dopo la pubblicazione di questo libro del 97? Che il costrutto è diventato appunto talmente diffuso da entrare quasi nel gergo degli psicologi clinici, sicuramente diventa un costrutto che ha la stessa, come dire, diffusione e notorietà di altri costrutti come rimozione, stress, insomma, sono tutte quelle parole dei gergalismi della psicologia che sono usciti anche fuori dall'ambito specialistico e diventano, non dico il linguaggio colloquiale, ma quasi, diciamo, la parola stress, la parola rimozione oramai si sente come dal barriere, quindi è una cosa che conoscono praticamente tutti. Nel corso di questi 20 anni la lesitimia diventa importante, è tanto importante che qualche anno fa, nel 2017, un gruppo di persone del mondo, diciamo, eravamo una ventina, credo, circa, grosso modo, di persone in tutto il mondo che si occupano di questo, costrutto, in questo ambito, ci si ritrova attraverso una serie di organizzazioni, si ritrova al Lawrence Center, una magnifica struttura che sta all'interno dell'Università di Leida in Olanda, e ci si ritrova per una settimana circa lì, tutti quanti in veste più o meno da monastero, chiusi là dentro, mattina e sera, a parlare di alessitimia, che essendo tutti specialisti era una cosa molto attraente. Immagino che per un non specialista sarà stata una noia mortale trovarsi in persone che parlano tutte la stessa cosa per una settimana, però essendo tutti adepti del settore eravamo tutti contenti di stare là. Ma insomma, Piero, io nel frattempo faccio una battuta, ti permetto di interromperti e fare una battuta, però dico, la sera poi la birra la bevevamo, diciamocelo, sì, anche, altrimenti ci guardano come dei padri. Esclusivamente di alessitimia. No. Poi ogni tanto c'erano delle distrazioni, ma insomma, fondamentalmente l'idea di fondo era quella monastica, poi dei monaci un po' distratti, diciamo, era un'idea monastica corretta con l'alcol, diciamo così, e quindi ci distraeva ogni tanto.
Però da questo simposio, insomma, in qualche modo è nato un libro che è appunto questo libro pubblicato nell'anno successivo, nel 2018, dalla Cambridge University Press, che è appunto questo qua di Sitimia, Advanced in Research Theory in Clinical Practice, che è curato da il ricercatore, il collega belga che aveva organizzato l'incontro di Leida, che è Olivier Luminet, insieme a curato anche da Mike Bugby, appunto del Green Paper, che è il volume appunto che poi è stato tradotto quest'anno, se non ricordo male, uscito proprio quest'anno, nel 2020, da Giovanni Fioriti, appunto, che è questo qui. Il libro è diviso in 5 parti, fondamentalmente. Una prima parte in cui si fa un'introduzione generale, sia la storia che le implicazioni del costrutto sul piano teorico, che soprattutto sui metodi, sui vari metodi di valutazione della lesitimia, che sono prevalentemente di tipo self-report, come la TAS, e con alcune e con insomma una anche una intervista strutturata, che la Toronto Structural Interview Scale for Alexitimia, che è stata poi anche questa tradotta in italiano da Cortina, curata proprio da professor Caretti e da Adriano Schimetti. Quindi è una è tutta la prima parte di questo volume bello corposo, è dedicato a questa parte qui. La seconda parte è tutta la parte più teorica di come, del perché e del per come la lesitimia si possa manifestare come funzione di personalità, e quindi tutti i processi emotivi e cognitivi che ci sono nella lesitimia, la regolazione delle emozioni, la memoria, il funzionamento esecutivo, l'elaborazione del linguaggio, sono tutti temi che attorno alla lesitimia, quindi tipo più teorico, metapsicologico in qualche modo. C'è una terza parte in cui si parla di clinica e quindi quanto alcuni temi clinici specifici, come il trauma, la disregolazione, la dissociazione, che è proprio quello curato da Schimenti e da professor Caretti, l'attaccamento, i temi riguardanti il trattamento della lesitimia, quindi la psicoterapia, e poi tutte le varie patologie psichiatriche, somatiche, legate alla lesitimia, vengono tutte spiegate, elaborate, insomma, ci sono i dati assolutamente più aggiornati. Poi c'è una quarta parte, tutti i fattori biologici che nel frattempo si sono avvicendati, perché quegli ultimi 20 anni, appunto prima di questo volume, sono stati anche i 20 anni in cui si sono venuti a compimento, si sono organizzati i metodi di neuroimaging, per cui c'è tutta la parte sulla neuroimaging. Sono i 20 anni in cui è stato pubblicato il genoma umano, lo studio sul genoma umano, e sono partiti gli studi di tipo epigenetico. Quindi sono gli anni in cui, gli ultimi 20 anni, si sono chiarite moltissime connessioni fra sistema nervoso centrale e sistema immunitario. Per cui gli ultimi 20 anni sono stati anni ricchissimi in, diciamo, medicina, chiamiamola medicina per dire in generale nelle scienze della salute, e quindi chiaramente tutti questi temi, cioè ogni ricercatore che indagava sul neuroimaging, sulla neurofisiologia, la genetica, il sistema immunitario, hanno anche indagato quanto questi sistemi intervengono sulla lesitimia. E l'ultima parte invece è dedicata ai progressi, a quello che ci si aspetta nei prossimi anni da questo settore. Ora, questo è grosso modo il volume, questo è grosso modo, quindi è una rassegna assolutamente up to date del costrutto, in cui c'è tutto quello che esiste a oggi, il compendio di 40 anni passa di ricerche sull'argomento. Ora, che cos'è la lesitimia? Lo sappiamo perché è
L'esitimia è fondamentalmente, per identificarlo, scusate le slide in inglese, ma quelle che uso normalmente, la lesitimia è fondamentalmente è un costrutto in cui ci sono due grossi pilastri, sono due proprio importanti fattori, poi ci sono tutta una serie di lati, di questioni cliniche, ma per centrare, come dire, il costrutto della lesitimia bisogna pensare a una funzione di persona, una dimensione di personalità in cui ci sono due grossi pilastri. Uno, da un lato, una, chiamiamolo deficit, ma diciamo una difficoltà che quando si esprime al massimo, e quindi portato alle estreme conseguenze, diventa un vero e proprio deficit. Piero, ci sei? Io sono mi sentite? Sì. Sì, ci sono, però devo fare sempre la stessa cosa, mi dovete sempre dare ogni volta. Ok, tra poco arriva. Okay. Ecco, è arrivato. Dunque, bisogna... una difficoltà estrema che può essere in alcune persone un vero e proprio deficit funzionale, cioè non c'è la funzione, non si è sviluppata la funzione. In altri pazienti è un'estrema difficoltà, in altre persone è una difficoltà importante di consapevolezza emotiva. Che si intende per consapevolezza emotiva? Si intende il fatto che come ciascuno di noi, se non è come dire, gravemente lesitimico, il che è tutto da dimostrare, ma insomma, se ciascuno di noi lo prendiamo come una persona mediamente sana, ecco, allora per noi diventa quasi spontaneo pensare che provare qualcosa a livello emotivo, il che significa provare rabbia, tristezza, depressione, gioia, non interesse, curiosità, allora provare tutta la gamma emotiva, l'intera gamma anche delle sfumature emotive, e essere consapevoli di provare queste emozioni sia un tutt'uno. Bene, non è così. Cioè, nel senso che ci sono delle persone che per una serie di motivi di tipo evolutivo, di tipo conflittuale, di tipo anche neurofisiologico a volte, hanno una difficoltà di accesso alle emozioni, cioè hanno una difficoltà di essere consapevoli del fatto che io sto provando qualcosa. E quindi non solo di identificare questa difficoltà di identificare le emozioni, ma anche la difficoltà di descrivere l'emozione agli altri, che va di conseguenza per quasi, sembrano due, come dire, due aspetti che sono strettamente complementari. Se io ho difficoltà a capire che sono nervoso, che sono triste, ho anche difficoltà a descrivere questo sentimento di tensione, per esempio, agli altri. Vi faccio un esempio molto banale. Mi sentite? Io vedo tutto congelato. Sì, Sì, vi sentiamo. Per capire di che cosa si tratta, vi faccio un esempio di una paziente che è gravemente lesitimica, che aveva una sindrome, insomma, soffriva moltissimo, era una paziente giovane, aveva 35 anni circa, sposata da poco, e che la cui vita sua e del marito prima del parto era sostanzialmente limitata in maniera pesantissima dal fatto di soffrire di dolore pelvico cronico assolutamente inspiegabile dal punto di vista medico, e quindi
era tutta la vita, perché non potevano uscire, non potevano organizzare niente, non si divertivano, non si concedevano nulla, perché aveva questo dolore che la costringeva il più delle volte a letto, che, per cui aveva anche difficoltà ad andare a lavorare, eccetera, eccetera. Era anche gravemente adesitimico la paziente. Allora la paziente viene, mi ricordo benissimo, i primi incontri, le prime sedute, diciamo così, che feci, la paziente fin dal subito mi stava di fronte, accavallava le gambe e sbatteva il piede. Tum, 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 tum. Muovevi il piede in questo modo. La prima volta pensai fosse una cosa occasionale, la seconda volta chissà perché. Dopo 3-4 volte la cosa era stabile, cioè tutta la seduta a fare questo tum, tum, tum. Ora, era curioso, la cosa era curiosa, un po' fastidiosa da parte mia, però era curiosa. Quindi un giorno, nei primi seduti, le chiedo come sta, e lei, come fanno tutti gli adesitimici, dice: bene, non è successo niente. Per gli adesitimici non succede mai niente, è tutto come sempre, è tutto normale, perché non si accorgono di quello che succede, perché non registrano quello che succede. Ti parlano dei fatti, quindi quello che succede all'esterno, non ti parlano delle proprie reazioni, fatti, che poi è fondamentalmente il modo in cui noi costruiamo le esperienze, non sulla registrazione dei fatti, ma su quello che io vivo in rapporto ai fatti, e quello che vivo in relazione agli eventi che accadono diventano patrimonio della mia identità, basandosi sulla sensazione, sulle esperienze, sulle emozioni che io ho vissuto. Quindi non riuscendo a comprendere le emozioni, quindi non che non hanno emozioni, che questo è l'errore più comune che si fa quando si parla degli adesitimici, cioè che gli adesitimici sono senza emozioni. Non è vero, non esistono le persone senza emozioni, è impossibile. Le emozioni ci sono anche forti, ci sono anche intense. Quello che non c'è è la consapevolezza. Per cui quando parli con un adesitimico, come succedeva con questa ragazza, che è successo durante la settimana, negli ultimi giorni, ma 2 ore fa, nulla, è tutto normale, perché tutto quello che succede non viene vissuto. E quindi, quando dico che cosa succede, niente, niente, al solito. Guardo il piede che sbatte, lei guarda che io guardo, guarda il suo piede, dice: ah sì, questa cosa qui che sbatte il piede, dice lei, è un vizio mio, me lo fanno notare tutti, le dà fastidio. Dice: no, guarda, il problema non è che mi dà fastidio, vorrei capire se succede. Di solito faccio io un segno di ansia, di tensione, probabilmente tesi. Dice: no, ma con maniera, tranquilla, no. È successo qualcosa ieri, qualche giorno fa? No, è tutto normale. Venendo qui, sei caduto per le scale, non lo so, ti ha aggredito un lupo, è successo qualcosa che stai nervosa, tesa? Dici: no, 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 tutto tranquillo, vabbè. A proposito della frustrazione, certo. Allora, tu cominciava a dar fastidio, per cui dice: facciamo un esperimento. Prendo il cellulare, gli guarda, io ti metto 15 secondi qua. E 15 secondi sta qua. Quando finisco i 15 secondi, questo suona e finiti i 15 secondi di prova. Per questi 15 secondi fammi la cortesia di stare ferma. Parliamo, fai tutto quello che vuoi, ma devi stare ferma. Non devi muovere lo sto piede, veramente. Dice: va bene, falle tanto. Figuriamoci. Attacco il coso, lei si ferma. Io comincio a parlarle, lei tenta di ascoltarmi, di rispondermi, si sente che sta in difficoltà, e vi posso garantire che non passano più di 5-6 secondi da quando lei mi dice: dottore, io sto male, devo muovermi il piede, sto male. Ritorna a muovere il piede e non è successo niente. Non si accorge, non viene registrato. Cioè, qual è il punto? Che le emozioni a livello, come dire, neurofisiologico, come alterazione del simpatico, come attivazione del senso di tensione a livello dell'amigdala, dei gangli della base, insomma, delle strutture più arcaiche del sistema nervoso centrale,
ci sono, né possono non esserci, altrimenti uno muore, è uguale. Sono il segno che il nostro corpo è vivo. E le emozioni, queste sono fondamentalmente. È la segnalazione che parte dall'interno del nostro corpo, quindi dal funzionamento degli organi biologici interni, dei sistemi biologici interni, che come dire, segnalano ai piani alti della consapevolezza che i sistemi interni, quello che viene definito generalmente il milieu intérieur, cioè tutta la parte interna del nostro corpo e quindi il funzionamento degli organi interni, sono in uno stato di omeostasi o di alterazione omeostatica. L'omeostasi o l'alterazione omeostatica vengono segnalate a noi, cioè a me viene segnalato attraverso le emozioni. Non basta questa segnalazione, perché c'è bisogno di un'altra struttura che mi consente di comprendere che tipo di emozioni sto vivendo. Beh, questa paziente, come tutti gli arresti timici, questo gradino intermedio salta. Non c'è. C'è. Funziona male, funziona a tratti, non c'è. Questo è un primo pilastro. Il secondo pilastro è dato dal fatto che tutta la parte alta, diciamo, delle nostre funzioni mentali, cioè quella immaginativa, ideativa, di gioco, di capacità di ironizzare, di giocare, di avere fantasie, del daydreaming, di fare dei sogni, di avere una ricca vita interiore, che quindi è la consapevolezza di avere questa ricca vita interiore, di manipolare le nostre idee, le nostre emozioni, la nostra in generale, affetti e idee, affetti e parte razionale. Beh, questa gestione, organizzazione di tutta questa parte alta è la parte che va dal sistema limbico in su, fino alla parte neocorticale del sistema nervoso centrale. Bene, fra la parte alta, dal cingolo in su, e la parte bassa, dai gangli dalla base in giù, c'è questa struttura intermedia dove vengono elaborate i feelings, le emozioni, che gli anestetimici hanno difficoltà a gestire. In questo modo la parte alta, cioè la parte di fantasia, non c'è, per cui l'attenzione è tutta per i fatti fattuali, per tutto quello che viene definito uno stile di pensiero, uno stile cognitivo orientato verso la fattualità, i fatti esterni, i fatti concreti, è l'assenza di processi immaginativi, da un lato. Dall'altra parte, quindi non c'è la parte alta. La parte bassa non viene percepita, perché non si avvertono, ci sono le emozioni, ma non vengono percepite, quindi la lesitimia riguarda tutta quella struttura intermedia del cervello che ha difficoltà a connettersi con il resto, sia verso il basso, sia verso l'alto, sia in rapporto tra le varie strutture del cingolo, della corteccia del cingolo. Quindi, per cui l'esito clinico di questa complessa struttura, che sia neurobiologica che di personalità, che psichica, diciamo così, l'esito complessivo è questo, che non so se vede, è Spock, per gli amanti di Star Trek, è Spock, che è quel venusiano che non aveva le emozioni, appunto, che non riusciva a comprendere le emozioni e quindi non ha difficoltà a manifestare le emozioni. Ora, se dovete pensare, una delle persone, le prime persone che a me vengono in mente, due persone vengono in mente quando penso ai resitivici, personaggi pubblici, che quindi possono, tutti quanti, insomma, dovremmo grosso modo avere un'idea. Per gli amanti del calcio, per chi segue il calcio, se qualcuno di voi segue il calcio, un prototipo di alessitimico è Zeman. Zeman è una persona che, non se è andata su YouTube a sentire le interviste di Zeman, restate un po' interdetti, perché non solo non mostra nessuna emozione, ma dice delle cose assolutamente scontate. Cioè, abbiamo perso perché abbiamo giocato male. Ma come mai la squadra ha perso, eccetera, eccetera? Perché noi non abbiamo giocato bene. Punto, finito. Quindi abbiamo perso perché abbiamo preso un gol. Quindi lo dice in maniera molto concreta.
è anche monotono. Dimmi, Danilo. E anche in maniera sì, proprio perché non c'è questa comunicazione tra i piani bassi e i piani alti. Per chi non segue il calcio, un prototipo vero della lesitimia è l'ex presidente del Consiglio Mario Monti. Se voi vedete Mario Monti, anche la mimica facciale di Mario Monti è, spesso lo si confonde con una still face, con un'immagine fissa lì che viene messa alla telecamera. In realtà non è un'immagine fissa, perché lui solo che non ha espressione. Quindi questo è sostanzialmente la struttura della resitimia. Chi ne ha parlato è, se volete, un'altra come dire, dimostrazione. Ogni tanto mi dice che la connessione è instabile, quindi vuol dire che sta per saltare. Allora, un'altra descrizione narrativa della resitimia molto efficace è questo libro che non so se quanti di voi conoscono, ma è un libro molto inquietante, ma molto molto bello, un romanzo molto molto bello di Agota Christoph, che si chiama La trilogia della città di Kappa, e fra le altre cose è scritto, racconta la storia, soprattutto nelle parti iniziali, di due bambini e due fratelli e quasi gemelli o gemelli proprio, adesso non ricordo, e là c'è scritto appunto i due bambini vengono dati in adozione, fra virgolette, vengono portati dalla, siamo in epoca della Seconda Guerra Mondiale, Polonia se non ricordo male, i due bambini vengono portati dalla giovane madre in campagna, dalla nonna che loro non conoscevano, una nonna che è una vecchia strega, e che per cui i due bambini si ritrovano senza madre, buttati in questa campagna desolatissima con questa strega e si devono cercare di barcamenarsi. E loro scriviamo l'attendente gentile non è una verità, perché l'attendente può essere capace di cattiverie che noi ignoriamo. Quindi scriveremo semplicemente sul diario l'attendente ci regala delle coperte. Scriveremo su questo diario: noi mangiamo molte noci e non amiamo le noci, perché il verbo amare non è un verbo sicuro, manca di precisione e di obiettività. Amare le noci e amare nostra madre non può voler dire la stessa cosa. La prima formula designa un gusto gradevole in bocca, la seconda un sentimento. Le parole che definiscono i sentimenti sono molto vaghe, è meglio evitare il loro impiego e attenersi alla descrizione degli oggetti, degli esseri umani, di se stessi, vale a dire alla descrizione fedele dei fatti. Bene, questo stile, se gli alessitimi sapessero scrivere in questo modo, questo è il modo di vivere degli alessitimici. Ora, perché salto un po' qui e lì, così lasciamo spazio alle persone, perché gli alessitimici somatizzano? O meglio, ci sono, l'alessitimia non è una malattia, l'alessitimia non è una psicopatologia, l'alessitimia non è che uno ha o non ha l'alessitimia come un raffreddore. L'alessitimia è una dimensione di personalità, come tutto ciò che noi siamo. In quanto psi siamo delle dimensioni che hanno dei livelli bassi e dei livelli alti. La lesitimia può essere anche adattiva? Assolutamente sì, la lesitimia è adattiva in caso di patologie croniche limitanti, in caso di, soprattutto in caso di trauma, perché in quel caso lì, nella situazione traumatica, difficile emotivamente, staccarsi, dissociarsi, non prendere in considerazione tutta la parte sofferente probabilmente di se stessi può essere un meccanismo adattivo efficace. La resitimia è una dimensione che è cronicizzata, che è pervasiva, che è influenzante l'intera personalità di un individuo, è limitante, sicuramente limitante, per quanto riguarda la vita vissuta, per quanto riguarda la comunicazione, una vita piena, diciamo una vita sana, fondamentalmente, della persona. Ciò non può essere estremamente adattiva se
in alcuni settori in cui si richiedono dei compiti molto operativi e poco espressivi sul piano emotivo, dicevo prima, un economista può fare anche, un analitico può anche diventare rettore della Bocconi, il primo ministro, se fa questo e lo fa in un certo modo, perché può essere adattivo, può essere un bravissimo chirurgo, cioè può fare qualcosa di molto tecnico e molto pratico in maniera eccellente, è difficile che faccia un lavoro in cui viene richiesta una forte partecipazione emotiva, per esempio lo psicoterapeuta, tanto per fare un esempio. Perché gli allestitimici tendono a somatizzare e non a fare una conversione? Perché mentre nella somatizzazione c'è un, come dire, o meglio, partiamo dalla conversione, mentre nella conversione c'è una espressione del sintomo che è estremamente simbolica e individuale, perché deve essere elaborata, sia pure non volontariamente, per rappresentare qualcosa, faccio un esempio anche qui clinico, una paziente che ricordo che aveva una forte struttura conversiva, una forte struttura isterica, che aveva una serie di problemi personali molto complessi per quanto riguarda la sicurezza di sé e quindi l'assertività, diciamo così, che dopo il parto, basso, uno scarso autostima, insomma tutta una serie di problemi, partorisce e non riesce a essere dimessa dall'ospedale dopo il parto perché ha una ritenzione urinaria fortissima che i medici non si spiegano. Un attimo che devo rispondere al telefono. I medici non si spiegano e quindi finché la cosa si sblocca, perché il suo ginecologo le dà la, virgolette, autorizzazione a non essere una brava madre, perché aveva difficoltà col figlio, parlandone, dicendole quanto è difficile essere una brava madre, eccetera, eccetera, basta questa rassicurazione del ginecologo a non essere perfetta, perché è un grosso problema di autostima e di accettazione di sé, a non essere perfetta, perché la situazione della ritenzione urinaria si sblocca magicamente. Questo è un simbolo, è un sintomo di conversione, perché il trattenere, il non essere dimessa, bla bla bla, comporta quello che è un guadagno principale, che è quello di non affrontare i propri conflitti. La conversione isterica è una simbolizzazione di questa cosa. La somatizzazione siamo su tutt'altro piano, perché non c'è un significato primario, perché non si accede a un significato primario, perché non c'è un significato appunto personale, individuale, ma c'è una attivazione del sistema nervoso centrale, del sistema nervoso periferico. C'è una, il significato del sintomo è assente. Detto in una parola, come dice Taylor appunto, mentre nella conversione tu puoi trovare, parlando col paziente, una storia dietro il sintomo di conversione, la simbolizzazione viene da qua, nel disturbo di somatizzazione hai soltanto come punto essenziale un elevato fattore di stress, cioè una elevata reattività e quindi emozioni che ti portano a somatizzare. Ultime due cose molto velocissime, giusto per dare l'ultimo quadro, insomma, alla cosa. L'allestitimia è diffusa fra il 10 e il 15% della popolazione, che significa che è abbastanza diffusa. Questo nella popolazione normale, la maggior parte degli studi sono fondamentalmente fatti nel nord Europa, gran parte degli studi, da quello che si sa sulla allestitimia, questa è grosso modo la prevalenza, sono vari studi fatti, ma la prevalenza sta fra il 10 e il 15%, la prevalenza media.
è prevalentemente un fenomeno che riguarda i maschi, questo anche per ragioni culturali ovviamente, riguarda i maschi, aumenta nell'età avanzata, vedete come la barra che sta sulla destra di questi istogrammi è estremamente più alta, quasi il doppio nella popolazione più anziana, il numero 12, più diffuse in persone che vivono sole, sia come single che come vedovi, che hanno una scarsa educazione, quella scarsa di livello di istruzione, uno status socio-economico basso e tendenzialmente sono disoccupati. Queste sono le caratteristiche sociodemografiche degli LSI timici. È un fenomeno diffuso e culture free, nel senso che non è legato, come si potrebbe pensare, ad un paese o ad un'area culturale particolare. Questo è un lavoro uscito abbastanza di recente su Transcultural Psychiatry, che mette a confronto una serie di popolazioni valutate sulla legittimia, greci, italiani, americani, peruviani, farsi, quindi indiani, cinesi e brasiliani, e fondamentalmente quando viene normalizzato i punteggi delle varie scale di valutazione della legittimia, grosso modo tutta l'intera popolazione mondiale testata è racchiusa all'interno di una deviazione standard, un punteggio normalizzato. Quindi siamo, grosso modo, siamo abbastanza certi che il fenomeno è diffuso attorno al 10-15% della popolazione, che è un fenomeno culture free, quindi presente in tutte le culture, e che invece sul piano clinico è molto più delineato quello che sappiamo, perché se si prendono i classici disturbi, questo è un po' complicato da leggere questo grafico, però fondamentalmente che vuol dire? Che verso la sinistra, quindi i livelli bassi di alessitimia, le prevalenze basse di alessitimia, si situano i disturbi generalmente di tipo psiconevrotici o classici psicosomatici, mentre sale il livello di alessitimia, indipendentemente dal fatto che si tratti di malattie mediche o patologie psichiatriche, ma sono tutti disturbi caratterizzati da un disturbo della regolazione affettiva, cioè da una alta difficoltà di regolare le proprie emozioni. La difficoltà di regolare le proprie emozioni porta in tutti i lavori fatti negli ultimi 40 anni a trovare un aumento delle prevalenze di alessitimia. In alcuni pazienti, soprattutto non so, gli anoressici, i pazienti con disturbo di panico, le prevalenze di alessitimia vanno oltre il 60%, quindi una prevalenza molto, molto importante. Io finisco qua, se no mi prendo tutto il tempo e poi non c'è più tempo di vedere niente. Grazie, finisco. Grazie veramente per questa introduzione al costrutto e anche per questi ultimi approfondimenti, nonché per la generosità con cui hai voluto anche calarlo, il costrutto, all'interno della clinica e della tua stessa esperienza clinica. E credo che proprio hai consentito di rilevare l'importanza, e con queste ultime notazioni hai aperto proprio alla relazione, che io credo sia molto importante, tra l'essitimia e disregolazione emotiva in senso più ampio, mostrando come poi disturbi la regolazione affettiva. Io guardavo proprio l'apice sull'anoressia nervosa, ovviamente mi colpiva molto, cioè un modo diverso in cui ancora una volta l'emozione si esprime attraverso il corpo. C'è in tutto questo, io intanto c'è una domanda, poi io volevo fare anche un paio di commenti, però prima vorrei che magari, se ci sono, anche per dare spazio a chi ha ascoltato. Sì, sì, sì. Domanda di Giuseppe Giardina, che chiede: il costrutto della lessitimia lo si trova all'interno delle organizzazioni di personalità nevrotico border psicotica, oppure si configura come un funzionamento mentale a sé? A chi è la domanda? A te, Piero. A me? A te, io farò domande a te. Dunque, non è un funzionamento mentale
come dire, specifico, come appunto, no? Quando il collega parla di organizzazione nevrotica, borderline psicotico, no? Quindi le grandi organizzazioni di personalità, la Bergeret, insomma, come organizzazione dei modelli di personalità, no, non è un modello a sé, cioè non è una cosa a sé. La resitimia è una funzione, cioè è l'attivazione o la non attivazione di una funzione. La resitimia è come una mentalità, facendo le dovute tutte le cose, ma è fondamentalmente come una mentalizzazione, non una mentalizzazione, è un concetto molto complesso che riguarda se stessi, gli altri, è una cosa complicata. Lo sappiamo tutti. Ora, se io prendo un pezzetto di questo costrutto di mentalizzazione, riservandolo a quanto io sia attuned, cioè quindi quanto sia connesso con le mie emozioni, cioè con la parte fisica delle mie emozioni, cioè con quello che sento, io lo vivo emotivamente, la tizia del piede, io lo vivo emotivamente, ma non lo sento, cioè non ne ho consapevolezza. Allora, la lesitimia è questa mancanza di consapevolezza, che è un aspetto della mentalizzazione, uno degli aspetti della mentalizzazione. Allora, la mentalizzazione, come sappiamo, come dice Fonaghi continuamente, ma come sappiamo tutti quanti noi, la mentalizzazione è una funzione, non è una cosa. Mentre se metto insieme in maniera sindromica tutte le varie caratteristiche di personalità del borderline, no? Prendiamo Kember, prendiamo le cose che sappiamo del borderline, messe tutte insieme diventa una sindrome, quindi diventa un cluster, diventa un gruppo, diventa una classe, che è la classe delle persone con tutte quelle caratteristiche dentro. Ed è il borderline, lo possiamo fare la diagnosi di borderline. Qui non è una diagnosi, cioè non è una cosa, nemmeno un oggetto, non è né un oggetto ovviamente, ma non è un cluster, non è un insieme di cose coerenti, è una funzione che sta dentro le varie strutture di personalità, e cioè quanto io sia capace a mentalizzare, se è un, come dire, un costrutto più vicino, più comune, più comprensibile, ecco, quanto per me è difficile mentalizzare le mie emozioni. E quindi quanto riesca a organizzare la mia vita interna, la mia vita emotiva, in funzioni cognitive, ossia di consapevolezza di quello che io sto vivendo. E questo può essere minimo o massimo, o per le persone può essere minimo o massimo a seconda dei periodi della vita, può essere minimo o massimo a seconda degli supporti psicosociali che ho per prenderne consapevolezza o meno, può essere minimo o massimo a seconda degli eventi che mi stanno accadendo, o delle fasi di vita che mi stanno accadendo. È una funzione. E come funzione, se appunto non è una, cioè, appunto, è come la connessione qua al computer. Il computer funziona, la parte hard, la parte come dire, strutturale del computer funziona. La connessione va e viene, cioè la connessione è una funzione che mi consente, una dimensione che consente ai programmi del mio computer di funzionare o non funzionare e quindi di collegarmi con voi. È una funzione. E quindi come funzione funzione di che? Funzione è di regolazione delle emozioni. Regolazione delle emozioni significa fondamentalmente che la capacità di bilanciare la tonalità emotiva positiva e la tonalità emotiva negativa, di bilanciarle, di avere consapevolezza di se stesso e del modo di bilanciarle, di trovare una capacità di regolare appunto affetti positivi, affetti negativi nella mia vita, nel rapporto con me stesso, con gli altri, bla bla. È la regolazione emotiva, che è quanto io riesca a gestire le emozioni negative, quanto riesca a, come dire, apprezzare, che è una delle dimensioni dell'emotional regulation, apprezzare, cioè valutare, essere consapevoli, regolare, quindi avere una funzione cognitiva che riesce a gestire in modo adattivo le mie funzioni emotive. Quindi se io ho difficoltà, prendete l'attacco di panico, prendete l'anoressia, che è il massimo che si è trovato nella lesitimia, lì c'è una fondamentale difficoltà di gestire le proprie emozioni, quindi non mi meraviglio che una persona con gli attacchi di panico, con il disturbo ossessivo compulsivo,
con, non so, soprattutto con i disturbi di tipo alimentare, c'è una profondissima dissociazione fra gli aspetti emotivi che mi fanno molto soffrire e gli aspetti cognitivi che tendono a essere gestiti in maniera dissociata rispetto alla parte affettiva, e quindi se io vado a vedere questa dissociazione di che cosa è fatta, è questa dissociazione può essere un esempio di funzione sitimica. Ok, abbiamo la domanda di Elena Gaiano. Esatto, Adri. Sì, che dice: la lessitimia è stata studiata ampiamente nella popolazione adulta, ma si potrebbe parlare di lessitimia in età evolutiva? Allora, se dunque, cioè, vi faccio adesso, prima ne parliamo. Dunque, per la lessitimia, la lessitimia in età, bisogna vedere che vuol dire in età evolutiva. Credo che la collega Bu forse intenda... Forse i bambini. Sì. Ti ricordi, proprio là a Leiden c'è stato tutto questo dibattito sulla lessitimia in età evolutiva. Allora, dunque, che cosa si sa sulla lessitimia? Mi faccio un attimo vedere. Nei bambini penso che non si sappia assolutamente niente, penso che sia impossibile la lessitimia nei bambini. Potrebbe essere un controsenso, però vi faccio vedere se questa è quella giusta, no? Dunque, devo prendere quella, devo condividere, eccola qua. Allora, questo è, se si vede, sono gli studi, pochi infatti, sulla lessitimia negli adolescenti. Nei bambini è difficile, io non conosco nessuno studio di lessitimia in ragazzi al di sotto dei 12 anni, non ne conosco nessuno, francamente, i bambini, ma mi sembra veramente molto difficile. La lessitimia, fra l'altro, è un costrutto un po' complesso. Andare a parlare di consapevolezze emotive in un bambino, penso che sia al di sotto di una certa età, penso sia praticamente impossibile farlo. Dico non di espressioni emotive, di consapevolezze emotive. Mi dicevi, Giannino? No, mi chiedevo anche che senso avrebbe parlarne, considerando appunto anche il discorso di funzioni neurocognitive superiori coinvolte è ancora molto poco sviluppata nel bambino, quindi sì, infatti. Prima degli adolescenti, ora negli adolescenti, quando si è andato a studiare negli adolescenti, questi sono una serie, sono nuovi studi di quelli che si riescono a rintracciare in letteratura sugli adolescenti, che vanno dal 90 al 2020, l'ultimo del 2020, su una popolazione di adolescenti di Hong Kong, la variabilità della lessitimia è gigantesca. Cioè, ognuno trova una prevalenza diversa, a differenza di quando sono stati valutati gli adulti, in cui c'è una prevalenza abbastanza stabile. Per quanto riguarda gli adolescenti, la prevalenza è l'unica cosa che si riesce a capire, più o meno dei tratti comuni a tutti gli studi fatti sulla popolazione adolescenziale, è che per gli adolescenti succede il contrario di quello che succede negli adulti, cioè le donne, le ragazze sono più prevalenti rispetto ai ragazzi, a differenza proprio l'inverso degli adulti, perché non lo so, che c'entra molto, tanto il rapporto, più che il rapporto, più non è un proiettamento in adolescenza, probabilmente lo è molto di più in età evolutiva, quindi in bambini proprio, ma per quanto riguarda l'adolescente pare che il problema sia più lo stile comunicativo familiare piuttosto che i legami di attaccamento, che probabilmente sono il fattore più legato, ma nei periodi di vita precedenti, insomma nelle fasi di vita precedenti, e soprattutto conta il supporto sociale dagli amici, cioè la socializzazione primaria degli adolescenti conta moltissimo per quanto riguarda la lessitimia. Non si sa moltissimo tranne questo, ma se al di là di quello che si sa, questi sono i numeri ed sono variabili, quindi questo vuol dire che non si hanno delle idee chiare sugli adolescenti. Ma il punto, io mi chiederei, è che ovviamente una personalità in fase evolutiva è difficilissimo
capire se ci sono delle strutture prevalenti, tranne se non c'è una, come dire, se non è già evidente in una fase precoce un esordio psicopatologico, è difficilissimo. Non, a 14 anni, se io vado a vedere un ragazzo di 14 anni, hanno tutti la dismorfofobia. È diffuso al 90% la dismorfofobia negli adolescenti, ma è ovviamente non perché è diffuso il disturbo, ma perché rappresenta una tappa evolutiva. Ora, l'alessitimia probabilmente in alcuni adolescenti rappresenta, cioè la fase alessitimica, diciamo così, di una della propria vita durante l'adolescenza è una tappa evolutiva di determinate persone, e mentre altri adolescenti non hanno questo problema, e non è detto che non lo avranno dopo, così come non è detto che chi è particolarmente inibito e distaccato durante l'adolescenza non diventi poi altro nella vita. Ripeto, la lesitimia è una funzione, e in adolescenza, come sappiamo tutti quanti, in adolescenza è difficile identificare una struttura di personalità, proprio per definizione è difficile identificarlo, se non ci sono degli esordi di una psicopatologia importante che poi si manifesterà dopo, ma di una psicopatologia davvero importante. Allora le fasi precoci si possono in qualche modo osservare già dall'inizio. Una fase psicotica si può vedere benissimo in età adolescenziale, ma un disturbo d'ansia in età adolescenziale o una strutturazione di tipo borderline in età a 15 anni, 16 anni, io me la vedo dura diagnosticarla, e francamente non penso che se la vedono dura anche chi, io non mi occupo in maniera specifica di adolescenti, ma anche chi si occupa di adolescenti penso che avrebbe grossa fatica a diagnosticare un futuro borderline, se proprio non è un borderline, come dire, molto evidente durante l'adolescenza. Altrimenti, insomma, di fase borderline dell'adolescenza abbiamo passati tutti. Se non abbiamo passato la fase borderline dell'adolescenza, probabilmente poi avremo dei problemi in età adulta. Però la fase borderline dell'adolescenza è assolutamente antisociale, narcisistica, cioè è tutta la psicopatologia, almeno quella dei disturbi di personalità, ma gran parte dei disturbi dell'umore e ansiosi nell'adolescenza, più o meno le passiamo tutti, così come si cambiano partner, come si cambiano amici, come si cambiano abitudini, come si cambiano gusti, come si cambiano vestiti, stili, modi di vestire, insomma, non è, appunto, non è di per sé, no? Una struttura di personalità presuppone un nucleo di personalità, e di per sé l'adolescenza non ce l'ha, perché lo si sta formando, quindi è proprio difficile trovarlo in adolescenza, la lesitimia. Piero, ce l'ho io una domanda per te, che riguarda appunto una vecchia tradizione psicoanalitica, che peraltro era presente sicuramente il primo PDM, poi il secondo ce l'ho di là, il primo l'avevo più a portata di mano e quindi l'ho confrontato proprio perché lo ricordavo. Cioè, nella cultura psicanalitica si parlava e si è parlato a lungo, penso ai lavori della McDougall, per esempio, di una personalità somatizzante, ok? Che viene identificata in qualche maniera con questa sorta di vulnerabilità che sta sia in una dimensione di credenza patogena di debolezza del sé, ma anche su un tema poi della percezione di una fragilità di un sé non integrato. E poi voglio dire, questo è proprio, tra l'altro, rispetto alla scuola, uno dei temi che poi magari riusciamo anche ad affrontare di più all'interno del lavoro, cioè questo dell'integrazione mente-corpo anche nell'elaborazione clinica. Però mi chiedo, ma tu rispetto a questo e rispetto ovviamente alla relazione di questo tipo di personalità, che tra l'altro la stessa McDougall per esempio richiamava il tema della lessitimia, così come la McWilliams e così via, che ne pensi? Cioè, secondo te esiste una personalità somatizzante? Abbiamo capito, abbiamo detto, non, è difficile parlare di disturbi così psicosomatici, forse disturbi nella sfera o della sfera psicosomatica, ma esiste secondo te una personalità somatizzante? Come tipo, quindi, non come struttura, ovviamente,
Era chiara la tua risposta su organizzazione borderline neurotica psicotica? Guarda, tutte le... c'è stato un periodo della soprattutto diciamo una ricerca sia teorica che empirica, più teorica che empirica, di metà del secolo scorso, grosso modo, che andava alla ricerca proprio di personalità più specifiche per determinate patologie o verso la somatizzazione o comunque il soffrire di patologie somatiche piuttosto che di patologie psichiche, diciamo, come se fosse, come dire, una delle tante branche dell'organizzazione di personalità. C'è l'organizzazione borderline, lo dicevamo prima, e ci potrebbe essere un'organizzazione tipo somatizzante, in qualche modo. Questa era l'idea che si è avuta e che è stata dominante anche in psicosomatica in tutto un periodo fino agli anni 70-80 e di cui c'è ancora traccia in moltissimi libri, cioè che riprendono questa teorizzazione. Ed era diffusissima anche perché negli anni 70-80, dagli anni 50 in poi, diciamo per un 20-30 anni, l'intera psicosomatica è stata dominata, fra virgolette, dalla psicanalisi. L'intera. Quasi tutti i presidenti dell'American Psychosomatic Society, per esempio, erano psicanalisti. Quasi tutti in quei 30 anni sono stati psicanalisti. Poi la cosa è cambiata perché è caduto in discredito, è caduto in picchiata libera nei valori della borsa la psicanalisi, c'è stato il venerdì nero della psicanalisi, quindi è caduta giù, poi si è rifatto un po', cioè c'è stato questo andare avanti e dietro la psicanalisi che è anche in psicosomatica. Ora, però, al di là di questo, successivamente a quest'idea della somatizzazione come predisposizione di personalità in qualche modo, tutte le ricerche che hanno tentato di vedere cosa c'è di comune, tutti noi ricordiamo, non lo so, anche fuori dalla psicanalisi, il tipo A di personalità, il tipo C di personalità, poi il tipo D di personalità. Ora, tutti questi ABC, questo alfabeto, no, legato ai tipi di personalità, era dove non c'era però un approccio di tipo psicanalitico, ma di proprio quasi comportamentale, come tipo di approccio, come tipo di teorizzazione. Anche lì poi o non si è trovato niente, o si fa fatica a trovare una unità. Cioè, tutte le volte che si è tentato di delineare un tipo di personalità dietro una patologia di somatizzazione, qualunque cosa si intende per somatizzazione, si è avuto difficoltà. E perché sì, cioè perché non credo che non sia possibile. Cioè, la somatizzazione è una, per quello che sono riuscito a capire io della questione, sia come al di là dell'esperienza clinica, che è un fatto personale, quindi molto limitato, ma anche quello che scrivono gli altri, no? sulla questione. Non c'è mai stato possibile delineare un tipo di personalità dietro la somatizzazione. È un esito la somatizzazione, che è composito, cioè ci sono innanzitutto è composito perché ci sono dei fattori biologici, puramente biologici, da quelli genetici a quelli immunitari, non so, nell'autismo, nella depressione, tanto per fare un esempio, che è una sono patologie, come dire, col bollino blu della psicopatologia, no? Proprio di quelli autentici, che gli metti il bollino blu, poi vai a vedere che ultime teorie, le ultimissime teorizzazioni, è importante nella predisposizione all'autismo, alla depressione, più che la mamma, più che gli strutture di personalità, i batteri che stanno nella pancia. Allora, quando tu ti trovi, no? Perché che c'entro, perché è una cosa complicata, però il microbiota
uno dei fattori che sta diventando uno dei fattori più importanti della regolazione della salute e della malattia in migliaia di patologie, da quelle respiratorie a quelle cardiovascolari, eccetera, eccetera, comprese le psicopatologie. E fra quelle più studiate in questa relazione sono appunto i disturbi di tipo depressivo e i disturbi di tipo autistico. I disturbi di somatizzazione, per chi studia questo tipo di cose, i disturbi di somatizzazione e il legame col microbiota è tranquillo, cioè è normale, è ovvio che è così. Ti diranno è ovvio che è così. Lo si sta vedendo anche con, ripeto, patologie che sono più psi, come l'autismo, fino all'autismo e depressione, qualcosa sulla schizofrenia, ma non tantissimo. Ora, che cosa si vede lì? Che c'è un peso importante in alcune persone e non in un'altra, dovuto a mille motivi. Uno di questi mille motivi pare più importante da questo punto di vista è il parto cesareo. Parto cesareo che per una serie di motivi tecnici, ripeto, è complicata la storia, ma per una serie di motivi tecnici il parto cesareo è un parto che favorisce la disbiosi intestinale nel bambino appena nato, nel neonato, cioè non consente una colonizzazione adeguata dei batteri nell'intestino. La non colonizzazione adeguata dei batteri dell'intestino sballa completamente il sistema immunitario e il sistema epigenetico sostanzialmente. E la formazione delle strutture del sistema nervoso centrale è largamente influenzata proprio da questa regolazione del sistema immunitario e dei fattori epigenetici sulla base di questi benedetti batteri. E guardate, parlo di batteri, non di qualcosa che sta al microscopio. Abbiamo miliardi, sono 100.000 miliardi, una cosa del genere, di batteri che compongono questa microbiota intestinale, che se le metto tutte insieme, le raccolgo dentro un pacchetto, insomma, e faccio una confezione da regalo di Natale, pesano 1,5 kg. E 1,5 kg ce lo portiamo dentro, sono di animaletti che girano per i fatti loro, che sono positivissimi, tanto che ci fanno crescere, tanto che la nostra salute non sarebbe tale, anzi non è tale, quando non è tale, perché c'è un'alterazione di questi microbiota. Ora, questo è la chiave di tutto, è questo? No, assolutamente no. Non c'è una classe di microbiota, no? Ci sono miliardi di batteri. Non c'è una classe legata a una malattia. È il peso complessivo dell'interazione di questi batteri con tutto il resto, soprattutto del sistema immunitario, che ti fanno la vulnerabilità a una malattia. Questo da un lato. Prendi un altro punto di vista, i lavori che ha fatto Ashram, il gruppo di Ashram Kaspi sulla genetica. Allora prendi quelli, ti vai a prendere i bambini perché loro hanno avuto in Inghilterra hanno avuto una coorte di a Dunedin in Australia, scusate, dove hanno potuto prendere il siero di oltre 1.000 bambini e li hanno seguiti fino a 40 anni. E hanno visto che fine facevano questi bambini e sul siero congelato all'epoca di questi bambini conservati ci hanno fatto poi la tipizzazione genetica. E si vede se questi bambini erano predisposti geneticamente da depressioni, disturbi antisociali, un sacco di roba. Sono andati a vedere che succede agli antisociali depressi a 40 anni rispetto al genome che loro avevano in congelatore. Vanno a vedere che scoprono che non c'è né una determinazione genetica a essere delinquente o depresso, né una determinazione culturale. Ma devi avere entrambe le cose, cioè se tu hai una forte prevalenza culturale e una debole prevalenza genetica, componente genetica, è stato visto soprattutto il trasporto, il gene trasporto della serotonina, se tu hai queste due o il gene trasporto della monoaminossidasi, se tu hai questo deficit genetico, hai un prototipo genetico, un polimorfismo di un certo tipo, sugli alleli, insomma, si fanno tutta una serie di studi, e bene, questo è un rapporto complementare. Devi avere tanto l'apporto genetico quanto l'apporto culturale, cioè ambientale. L'apporto ambientale può soppiantarti l'apporto genetico, per cui anche se tu sei destinato a essere delinquente per il gene che hai, o depresso, perché è un certo tipo di gene, il doppio allele short del trasporto della serotonina,
mai avuto un'evoluzione, un rapporto madre-bambina e un'evoluzione nel corso del tempo, una vita nel corso del tempo facilitante, la determinazione genetica non conta più. E viceversa, se tu hai avuto dei genitori meravigliosi, un ambiente straordinario, mai un problema genetico, diventi sei portato a diventare più depresso, più antisociale rispetto agli altri. Significa che la genetica e l'ambiente e il fattore culturale, l'attaccamento è la chiave di tutto? No, significa che a seconda di come vengono rapportati i vari fattori, il fattore genetico, il microbiota, bla bla bla, la predisposizione a malattie, eccetera, eccetera, ti fanno un aumento, un abbassamento di predisposizione. Il sistema psichico non è una cosa diversa dai sistemi biologici, da là è nato. Cioè, siamo fatti la stessa cosa. Abbiamo un cervello che è strutturato, organizzato ed è, come dire, maturato e funziona sulla base di leggi di genetiche, sulla base di leggi biologiche, tanto quanto il pancreas o il fegato. La differenza fondamentale è che grazie al per come è fatto il cervello, per il modo in cui è costruito, per tutta una serie di cose complicatissime, interessanti ma molto complicate, il prodotto del funzionamento del pancreas e del fegato sono delle secrezioni biologiche. Sono ormoni, sono proteine, sono secrezioni biologiche, sono sostanze biologiche. Questo fa il fegato, produce sostanze biologiche. Questo è il mestiere suo e questo fa. Il cervello non produce sostanze biologiche. Il cervello produce psi. E questa è la produzione del cervello. Non è una secrezione, perché non è biologia, è una cosa diversa. Si chiama, in neuroscienza si chiama emergent properties, è una proprietà emergente del cervello, è un'altra cosa, ma è una secrezione, fra mille virgolette, del cervello. Ora, è ovvio che risente di tutto. Per cui la struttura psichica di una persona ha un peso nelle patologie importante, anche se non c'è nessuna predisposizione biologica e viceversa. Allora, il fattore cognitivo è cognitivo, dico di personalità, può essere fondamentale per un'ipocondria, per patologie cardiovascolari, certamente sì. Per esempio, la capacità di stare da soli, quindi la capacità di riuscire ad avere buoni rapporti con le persone, che è una funzione alta delle relazioni interpersonali e quindi anche delle strutture psichiche interne, è uno dei fattori che, se manca questa capacità di stare con gli altri e quindi con una tendenza all'isolamento, all'isolamento non soltanto di rapporto interpersonale, proprio di sensazione di non sentirsi appoggiato, di non sentirsi insieme agli altri, quindi è quello che si può definire una difficoltà di regolazione, no, della relazione gettuali, quindi di una capacità di buona interiorizzazione degli altri, che significa che cominci a sentirti carente, no, proprio sia di rapporto ma anche di identità. Bene, questo fattore, che detto così è complicatissimo ed è fondamentalmente, però quando lo rendi operazionale, è la sensazione di solitudine, non il fatto di non avere amici, ma la sensazione di essere solo, che si può valutare, misurare. Bene, tutte le ricerche epidemiologiche degli ultimi 15 anni, tutte, ma dico tutte significa tutte, qua non c'è, come dire, possibilità di errore, tutte dimostrano che questa sensazione di solitudine, che dalla parte psicoanalitica può essere legata a tutta questa cosa complessa, è un fattore di rischio per la mortalità cardiovascolare. Mortalità significa che uno muore, non è opinabile, o sei morto o non sei, è uno di quegli outcome che si definiscono hard in epidemiologia, perché o sei morto o non sei morto, punto. Quindi, certo. Ora, è uno dei fattori di rischio di mortalità cardiovascolare,
uguale, cioè pesa uguale nelle analisi epidemiologiche, quindi lo stesso peso, uguale a fumo, assenza di attività fisica e dieta. Cioè, tu puoi non fumare perché sei un salutista, fare il runner tutto quanto vuoi durante il giorno, non mangiare mai da McDonald's, niente junk food, niente di niente, tutto sanissimo. Ma hai questa difficoltà di relazione con gli altri, sei a rischio di morire di patologie cardiovascolari, quindi infarti, ictus, eccetera, eccetera, a 20 anni, a 30 anni di distanza. Ora, questo che vuol dire? Vuol dire che se tu qualunque fattore biologico prendi, se non è una malattia genetica, perché è codificato che tu a un certo punto della vita il manuale di istruzioni IKEA che ti hanno dato, in corredo a tutto il fegato, il cuore, eccetera, eccetera, ti danno il manuale di istruzioni. Bene, il codice genetico, il manuale di istruzioni di come noi funzioniamo, altrimenti non potremmo funzionare, bene, ti danno il manuale di istruzioni in cui si dice che è arrivata a, non lo so, ho 47 anni, a 62 anni, si smette, c'è scritto là che è arrivato a 62 anni, il codice genetico non produce più un certo enzima cardiaco. Allora, se è codificato fin dall'inizio che devi avere una celiachia, codificato fin dall'inizio, che celiachia ce li hai. Quindi quelle sono malattie genetiche e quello non c'è santo che tenga. Se tu hai, se una persona ha, una ragazza, una donna ha un cancro al seno, bene, tutte le donne della famiglia di primo grado devono farsi lo screening genetico, perché se c'hai se hai avuto il cancro al seno e quel gene lo si ritrova nella sorella anche, quindi devi fare l'analisi, lo screening genetico anche della sorella, quel gene ti porta ad avere il cancro. Quello è un fattore dove non puoi sfuggire, quello è l'imprinting genetico, il codice è quello, così sta scritto che devi fare, così fai. Tutto il resto è un gioco di fattori. E da dovunque la prendi, dal microbiota, dall'epigenetica, dal sistema nervoso centrale, dalla psiche, se non consideri il resto, non ti spieghi le malattie. Allora è più facile spiegarsi per patologie psicopatologiche, perché è un fattore psi, e allora tu un disturbo borderline è più facile spiegarlo perché c'è una nettissima prevalenza di fattori psi di base, chiaramente, tanto quanto una patologia molto organica, il cancro, ha un peso dei fattori biologici e genetici che sono pesantissimi rispetto ai fattori psi. Quindi è chiaro che a questo livello tu puoi avere dei pesi diversi, ma che ci siano pesi comunque in uno e nell'altro è assolutamente certo. Quindi è difficile trovare una configurazione specifica, da qualunque punto, non perché non è una colpa o un difetto della psicologia, è che qualunque punto di vista prendi, di qualunque tipo, nelle malattie della medicina in generale, non esaurisci il problema. E lo stiamo vedendo, guarda, lo stiamo vedendo adesso col virus, eh? Anche il virus, che è un fattore puramente biologico, non è distribuito in maniera uguale. Ci sono pesi biologici diversi delle persone che infettano e delle persone che possono essere infettate. Il tutto va insieme a un fattore comportamentale, ce lo stanno dicendo in lungo e largo, di stare a casa, perché c'è un fattore comportamentale e c'è un fattore organizzativo, c'è un fattore ambientale, perché se non hai le strutture sanitarie non riesci a gestire questa cosa. Quindi il virus non te lo spieghi soltanto perché sta uno stronzo, scusate il termine, che se ne va girando, no? E che ti dà problemi. È un'interazione di fattori. Questo serve, è sempre così in medicina. La consapevolezza che si sta cominciando ad avere oggi, anche in medicina, è che è quello. Pensate che una delle agenzie americane più importanti, che è il Center for Disease Control, il CDC, bene, ti dice, proprio nelle linee guida, che per comprendere qualunque patologia medica, qualunque, stiamo parlando di un'agenzia che non è fatta di psicanalisti, fa di epidemiologi, eccetera. Bene, si stima che
i fattori comportamentali e organizzativi della salute pesano in tutte le malattie almeno il 10%. Grazie, Piero. Grazie, Piero. Bellissima riflessione, diciamo, ampia, mi è piaciuto molto. E, volevo chiudere, è la Greta Privolizzi, mi viene in aiuto. Sì, lo leggo, il trattamento. Dico, sapere che più si è alessitimici, meno si è trattabili. Questo è il dato. Allora, discusso con Taylor. Allora, sì, no, questo, assolutamente, questa è la cosa. Quindi, come se uno ha la sventura di avere un alessitimico in psicoterapia, si deve preparare ad avere un paziente difficile, ma difficilissimo, non difficile, difficilissimo. Uno dei lavori più importanti di Graham Taylor, che fu uno dei primi lavori sulla psicoterapia della lessitimia, si chiamava il lavoro, proprio l'articolo, credo sull'American Journal of Psychiatry, se non ricordo male, si chiamava The Psychotherapy of the Boring Patient, cioè la psicoterapia del paziente noioso. Cioè quello che bisogna aspettarsi per fare una psicoterapia con un paziente lessitimico è prevalentemente la noia del terapeuta. Questo è il primo. Per molti addirittura l'alessitimico è un pericolo per lo psicoterapeuta. È un pericolo perché mette in crisi l'identità dello psicoterapeuta, che è una persona che è in grado di gestire la relazione con gli altri. E mentre con un alessitimico, quello che viene messo in crisi è proprio quello, perché non riesce a gestire la relazione, perché non ce l'hai la relazione. Adriano, tu che ne pensi? Io stavo riflettendo sulla paziente che ci portava Piero, quella del piede, no? No, sì, c'è un aspetto sicuramente somatico. Allora, intanto i dati, anche io ne ho discusso proprio con Graham, via messaggio ci siamo scritti qualche tempo addietro, e lui mi parlava proprio dei suoi primi scritti anche su questo argomento e si lamentava della difficoltà proprio di trovare scritti clinici. Infatti nel libro proprio diceva, quando ci sono sentiti, io ti ringrazio che voi, tu e Vincenzo, diceva, avete messo un caso clinico nel libro, perché noi poi l'abbiamo inserito proprio su trauma, attaccamento e lessitimia. E quindi ci sono degli elementi. Un primo elemento, secondo me, e lo estraggo proprio dalla cultura psicoanalitica, questo. Cioè proprio perché, come diceva Piero, c'è un discorso connesso al paziente che non solo ti procura noia, ma anche per il quale, se tu in qualche maniera gli sottolini la potenzialità, come dire, la qualità in qualche maniera dell'avanzamento del lavoro clinico, cioè ritornano poi degli elementi di disconoscimento della qualità del lavoro stesso, quindi l'accostamento con fenomeni di distanziamento dell'attaccamento o ancora con fenomeni di somatizzazione. Dall'altra parte, se viceversa gli rimandi al paziente lessitimico proprio questo tipo di difficoltà, come diceva Piero, la risposta è di tipo somatico, no? Sto male, io mi devo muovere, quindi una difficoltà proprio nello scambio, perché soprattutto in ambito, no, ma no, in qualunque ambito, noi lavoriamo comunque con sistemi che vanno dalla simbolizzazione alla cognizione, ma anche se andassimo sul comportamento, siamo lì, ci deve essere una rappresentazione comunque. E da quello che dico, io poi qua posso dire qualche narrative findings, perché di pochi elementi sul trattamento dell'alessitimia, quello che va emergendo un po' è proprio questo: aiutare il paziente a nominare, rappresentare, fino ad arrivare a sentire le emozioni. C'è tutto un problema in questo senso, che poi anche Taylor stesso riprendeva rispetto al modello della Bucci, cioè c'è un livello subsimbolico della sensazione
che sembra non arrivare al simbolico, cioè a livello della rappresentazione per immagine alla parola. E allora ricostruire queste connessioni, però come ci diceva Piero, può essere una fatica enorme ed anche con scarso successo. Il caso che riportavamo proprio nel libro era di un paziente che a un certo punto ci racconta del trauma vissuto nell'infanzia, di questo padre che lo picchiava a sangue e così via. Poi, quindi con un adult attachment in cui c'è anche un episodio quasi dissociativo in cui è immersa la memoria traumatica, poi ritorna. No, ma adesso non mi fa più niente, mio padre è un idiota, svaluta tutto quello che c'è, vive a casa, ma adesso il malato è lui, a me non me ne frega niente. Ok? Come se quegli elementi entrano ma escono immediatamente, senza una possibilità di fermarsi un attimo nel sistema di rappresentazione. Allora lo dobbiamo restituire in qualche modo, dobbiamo restituirgli un po' la mente al corpo e il corpo alla mente. Sul come, ovviamente, io direi tanta, tanta pazienza e anche forse tanta, tanta umiltà nel sapere che ogni piccolo passo è un grande passo, ulteriormente sperando che parte di quella dimensione alessitimica che noi osserviamo sia di natura, come dire, post-traumatica, quella che in letteratura viene chiamata alessitimia secondaria, ovvero che emerge da stati mentali particolarmente dolorosi che hanno spento il sistema della, più che spento, messo noi stand by il sistema della rappresentazione emotiva, che per pian piano possa ripristinarsi. Però sappiamo, e Piero ce lo insegna, vi ricordo quando è stato, Piero, 6 anni fa, quando parlavamo dei trattamenti ASPR, abbiamo fatto un simposio sui trattamenti, sì, delle condizioni difficili, fra virgolette, e parlavamo proprio del trattamento, ricordo Piero fece quell'intervento sul trattamento dell'alessitimia. Il dato più netto è che l'alessitimia è un indicatore importante, punteggi alti all'alessitimia, di potenziale fallimento dei trattamenti. Erro, Piero? Esatto. Sì, esatto. Sì, quello è quello che emerge. Se c'hai l'alessitimia gioca contro la psicoterapia, ecco, diciamo così. Ti metti i bastoni fra le ruote, per cui diventa tutto più difficile. Va bene, io vi ringrazio. Grazie Piero, grazie a voi. Grazie a voi della chiacchierata, è stato piacevolissimo. Spero di non aver annoiato le persone. Anzi, parlo a titolo. Sono il 35, sono rimasti. Piero, qua a Palermo diluvia, c'è di tutto. Se succede, 35, vedere, sono rimasti fino alla fine, su 44. No, facevo una riflessione conclusiva rispetto a quello che voi dicevate su questi aspetti trattamentali, perché mi interessa particolarmente. La prima è, per rispondere un po' didatticamente a questo come si interviene, no, che chiede la Greta Privolizzi. Pensavo a una telefonata che ho avuto questa settimana con Franco Baldoni rispetto agli elementi che intervengono nel buon esito o meno di una psicoterapia, e lui diceva: Giannino, alla fine c'è un fattore che è comune a tutte le ricerche ed è la relazione. E la psicoterapia è una relazione, e forse, mi chiedevo mentre voi parlavate, se la capacità di tenuta di reazioni negative di tipo controtransferale potrebbe rivelarsi un fattore terapeutico in questi soggetti. Me lo chiedo, cioè, prendetela come proprio una domanda aperta per il futuro, e quindi la stabilità anche che il setting e le sue variabili in termini di sicurezza possono costituire. E la seconda cosa, proprio pensando alla paziente di Piero del piede, se degli quantomeno iniziali interventi di tipo psicoeducativo e con pazienti non troppo alessitimici possano favorire quel passaggio che segnalava Adriano dal subsimbolico, cioè favorire l'attività referenziale, come la chiama Vilma Bucci, o quantomeno un prototipo di quell'attività. Sì, può servire, per quanto riguarda essere difficile, perché non ci sono tantissimi studi, comprensibilmente, sul trattamento dell'alessitimia, proprio perché
c'è questa difficoltà, i pazienti non restano e quindi è difficile fare studi. Forse con qualche sì, qualunque cosa. Sì, ma qualunque cosa funziona, cioè qualunque cosa ti consente di entrare in questo buco nero, funziona. Se può essere la psicoeducazione, può essere approcci duramente comportamentali, cioè proprio quelli in cui ti costringe a fare determinate cose, può essere è difficile, non ti devi inventare, cioè, ti devi inventare qualcosa perché altrimenti impicchi come terapeuta. Questo è il senso, e a volte se sai proprio dalla canna del gas qualcosa tiri fuori, ma è veramente difficile. Sì, perché poi significa fornire una sorta di rappresentazione alle sensazioni corporee, un esercizio che può essere utile. Che è a cavallo appunto tra i modelli. Anche, certo, assolutamente. Insegnare intanto a nominarle, perché poi c'è un motivo per cui è stata chiamata Lexi. Certo. No, cioè dire, ok, però diamogli questo nome, perché anche quella parte lì può essere utile. Guarda, mi fa venire in mente una ragazza giovane di circa 28 anni, la quale dopo pochi colloqui di consultazione, io dissi proprio, forse in preda alla mia frustrazione di cui parlavamo prima, che non c'era in lei, nei suoi racconti, niente di ciò che lei provava, di ciò che si potesse definire emozione. Proprio mi ricordo che le dissi questa cosa. La settimana dopo lei tornò e mi disse che cercò su Google la nomenclatura delle emozioni. Vedi? Questa in realtà la aiutò, per quando uno si trova la canna del gas, come dicevi tu. Sì, sì, sì. Fu qualcosa che in verità ci permise di sviluppare, diciamo, un nascente, uno allora, una volta io costrinsi una persona a capire, cioè a verbalizzare il fatto che provava disgusto, perché le obbligai a venire, quando veniva da me perché c'aveva mezz'ora di macchina, a sentire Peppino di Capri. Cioè dopo cominciò a capire cos'è il disgusto. Però Piero, qua sta diventando qua una cosa tipo cosa fanno i clinici con i pazienti. Perciò dico, alla canna del gas fai tutto. Però io sarei anche peggio, perché ti potrei mettere dei neomelodici che davvero raggiungi i primi risultati. Appunto. Detto questo, però ti lasciamo andare. Va però bene, grazie a tutti quanti dell'attenzione. Ciao carissimi. Ringraziamo quindi...